Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Rigenforte. A cosa serve? Rigenforte ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli antiforfora, seboequilibranti. È commercializzato in Italia dall'azienda Easy S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Easy S.p.A. Concessionario: Easy S.p.A. Categoria di appartenenza: antiforfora, seboequilibranti. Confezioni: Rigenforte olio shampoo antiforfora 250 ml. Indicazioni: olio shampoo a pH fisiologico 5,5, formulato con detergenti delicati, non aggressivi e con un minimo impatto sulla cute. In particolare contiene tensioattivi di derivazione vegetale, con basso indice di irritazione ed elevata azione protettiva. Gli oli vegetali forniscono alla pelle secca il giusto nutrimento, sciolgono l'unto e facilitano l'asportazione delle scaglie di forfora. L'azione delicata previene l'effetto rebound, tipico dei prodotti troppo aggressivi. La sua attività specifica per la forfora grassa e secca è dovuta alla presenza della piroctolamina ad azione antimicotica e all'azione sebonormalizzante e lenitiva degli altri componenti. Formulato senza agenti schiumogeni aggressivi, esplica un'azione detergente delicata nel pieno rispetto del normale equilibrio idrolipidico della cute e dello stelo del capello. Il prodotto è ideale per la detersione dei capelli deboli e tendenti alla caduta, anche in caso di cute delicata e sensibile. Modalità d'uso: applicare sui capelli bagnati ed emulsionare delicatamente. Si creerà poca schiuma grazie all'assenza di schiumogeni aggressivi. Massaggiare sulla cute e lasciare agire 1-2 minuti. Risciacquare con abbondante acqua tiepida. L'uso può essere quotidiano. Componenti e ingredienti. Ingredienti attivi: piroctoneolamine, mentol, pantenol, menta piperita oil, diaminopirimidine oxide, metionine, biotin, cistine, bisabolol, argani espinosa oil, simmonsia chinensis seed oil, linum usitatissimum seed oil, lavandula angustifolia oil, glicine. Eccipienti: acqua, sodium cocet sulfate, cocamidopropilbetaine, sodium cloride, fenoxietanol, lauril lactate, parfum, disodium cocoanfodiacetate, benzoic acid, citric acid, deidroacetic acid, propilene glicol, glucose, sorbitol, caprilo e glicine, sodium glutamate, urea, lactic acid, hydrolyzed vet protein, sodium PCA. Analisi ingredienti. Componenti principali: attività piroctoneolamine, principio attivo specifico antiforfora. Riduce in maniera evidente la presenza di forfora. Mentolo, menta, lavanda oli essenziali che esercitano azione purificante, deodorante, igienizzante e rinfrescante. Pantenolo svolge azione rinforzante di aminopirimidina, molecola molto nota per le sue molteplici attività sul follicolo pilifero. Biotina ha marchio registrato, metionina, cistina e biotina, metionina e cistina sono aminoacidi solforati che rinforzano la struttura cheratinica dei capelli, conferendo loro robustezza ed elasticità. Favoriscono l'assorbimento del selenio. La biotina è in grado di riequilibrare la produzione di sebo a livello cutaneo e del cuoio capelluto, eliminando i problemi dei capelli connessi a questa disfunzione. Bisabulolo, principio specifico d'azione disarrossante e dermolenitiva, riduce prurito e arrossamento. Oli di argan, jojoba e lino idratano il capello e lo rendono morbido e facilmente pettinabile. Hanno proprietà antiossidanti, emollienti e idratanti. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.